Primo turno di grande affluenza per le elezioni in Lituania. A giocarsi la poltrona di presidente al ballottaggio tra 2 settimane saranno Gitanis Nausėda, ex banchiere, ora economista indipendente, che ha ottenuto oltre il 31% dei voti, e Ingrida Simonite, conservatrice, già ministra delle finanze. Solo terzo l'attuale primo ministro Saulius Skvernelis, che ha annunciato subito le proprie dimissioni. Il favorito sembra proprio Gitanis Nausėda, che ha fatto festa anche con amici a quattro zampe nel suo quartier generale di Vilnius. Il suo obiettivo è far sentire più coinvolti nel futuro della Lituania anche chi abita nelle zone rurali del paese. Ingrida Simonite fa già parte del Seimas, il Parlamento lituano. La sua campagna elettorale ha puntato contro la corruzione e la pessima gestione del paese degli ultimi anni da parte del premier Skvernelis, molto deluso del risultato elettorale. La Lituania è considerata uno dei paesi più discussi dell'Unione Europea, situazione che il nuovo presidente dovrà affrontare rapidamente. Chi vincerà il ballottaggio tra Nausėda e Simonite sarà l'erede della presidente Dalia Grybauskaitė, nota come la Lady di Ferro Baltica. Il ballottaggio in Lituania si terrà domenica 26 maggio, in coincidenza con le elezioni europee.